non dico di preistoria non ne parliamo, diciamo sì, dal sì. periodo messapico in poi, sì. da queste parti non proprio no. dobbiamo spostarci sempre sulla strada di Leverano, dove c'è un canale conciata che si chiama Puzzo Vivo. Lì praticamente lì c'è anche il casale medievale. Ecco, sì. Lì praticamente troviamo già tracce di tombe. Dove si trova? Praticamente che avete imboccato voi principale, e noi veniamo da Leverano, appena da qui, appena un chilometro o due sulla strada sulla sinistra, quella è contrada Puzzo Vivo, poi c'è la masseria Cipugliato, c'è lo Sterdato, c'è tutte le masserie che ci sono là vicino. Lì ci sono, erano antichi casali medievali, e quindi ci sono là, sono stati sì sì periodo da, diciamo dal periodo romano, era troppo selvaggio lì per poter pensare. E invece a Masseria Corucce c'è un'altra grotta pure, domanda no grotte nelle vicinanze non ci sono, poi speriamo che si riescano anche a accettare questi finanziamenti qua. Sì, no, ma l'idea di avere sulla terra una discarica che inquina costantemente la falda, perché lì si ma la rabbia mia di lanciarsi è proprio quella, una cosa prima di spendere miliardi a canali o a quant'altro. Allora, i comuni dovete togliere, però non c'è dove raccogliere, facciamo prima una pulizia come si deve, perché poi l'acqua che arriva, poi all'epoca quando è stato abbiamo chiamato speleologi che sono venuti di Martino, speleologi di Foggia, dal Barese, una quantità di persone, perché serviva una quantità di persone, che poi c'era chi lavorava ogni giorno, chi no, la maggior parte di noi all'epoca pure lavorava, non poteva permettersi di prendersi impegno di parecchie braccia, sì, di tempo soprattutto. Io prendi la mia posizione, io lavorando in farmacia non è che io la potevo